Eccoci, eccoci. Salve, salve, eccoci. Salve. Ciao Mattia, ciao Mattia. Allora, fammi riaggiustare bene la Bellissimo, telecamera. Mattia. Che... Sì, sei puntuale, Bravo. Mattia. Allora, sei offerto volontario quando farò una live a tema Jurassic World Evolution 2 che hanno fatto... Oh, 30 anni fa l'anniversario Jurassic Park. Ci rendiamo conto che tristezza. Come sentirmi Primo? vecchio? Sì, io sono più grande di un anno di Jurassic Park. La tristezza. Bello. Che cosa brutta. Vabbè, io ho la stessa età dei Pokémon. Ottimo, ottimo. Ma beh, però quello della serie TV perché il manga è uscito prima, quindi in che contesto? Sì, ok, allora della serie animata, giustamente. Ok. No, perché dicevo che manga Sì, è la serie è prima. la Ok, prima stagione, ma mamma mia, che tristezza. Indigo League. Pokémon, vivo, cacciamo, che poi cacciamol. Era fuori andare doveva. No, è bello che catch and maul, cioè, perché giustamente era Catch 'em all. caccia, cacciali tutti, prendili tutti, Sì, era acchiappali. Ghost, In inglese, Catch, catch M. all and all, prendili No, e era. tutti. Era Gotta Catch M All e poi in Italia veniva Gotta Catch M All. Sì, usciva quella cosa bellissima, mamma mia. Allora, siamo su Paraworld, Non ancora, buongiorno. sta No, caricando. sì, no, io che ho detto una cavolata. Hai Siamo detto su Baldur's Paragon? Gate 3. No, ho detto Paraworld, sì, perché praticamente, Ok. a parte i 30 anni di Jurassic World, Mattia ha detto, ah, guarda, se porterai qualcosa e parleremo, perché farò anche un video dedicato alle scoperte scientifiche del passato e del presente, perché... Jurassic World 2, Evolution 2, essendo una live, merita di... Uno, per vedere il nuovo DLC che uscirà prossimamente. Due, per parlare un po' della situazione di Jurassic Park, le evoluzioni scientifiche, come è evoluto, come è venuta l'idea di fare un tale film preso dal romanzo, tutte queste cose qua. Però, ovviamente, avevo annunciato che avrei fatto anche un video, più video in realtà, dove faccio vedere tutti i dinosauri di Jurassic Park, quindi una bella lista in ordine d'apparizione, e dire dove hanno sbagliato, come hanno fatto bene, se hanno fatto bene, quali erano le motivazioni delle loro persone, cambiamenti estetici. Bello. E beh, ma ci sta. A posto di sentire video del tipo, ma Jurassic Park ha sbagliato con il velociraptor non è altro, due, ma non rompete i coglioni. Erano piumati. Sì, erano piumati. E io risponderei: eh sì, lo dici adesso, però. Intanto c'è un Indocuteraptor, c'è l'Utahraptor. Posso menzionare anche qualcun altro. Il Megaraptor. Sono delle bestie grosse che sono sui 2 metri a salire. E credo che forse il Velociraptor quasi quasi. Cioè, lasciatelo stare, insomma, quello di Jurassic Park. Ormai hanno dato tutti esemplari di vario tipo. Quindi figuratevi se ora può accu essere accusato di errori. Ci sono, però ci sono delle spiegazioni sia scientifiche, uno, e sia anche questioni di romanzo e poi anche del fatto cinematografico. Sì, ragazzi, che il romanzo è dell'80 e il Velociraptor Mongolis, quello che tutti famosi conosciamo, piccolino quanto una gallina praticamente, un tacchino, e avevo scoperto solo la coda e l'artiglio. Quella curvo, e giustamente quello è l'unico cazzo di ardito che è un cu curvato, che cazzo è il triplo di tutti gli artigli che hanno. Prendono una coda che è quasi, quasi 1,5 metri di lunghezza. È naturale che si fanno un'idea che teoricamente questa cosa doveva essere grande su 2 metri. Intanto ho aperto la partita. Oh, grande. Però questo poi ne parleremo con calma, perché adesso non è il momento, ragazzi, che se adesso Il momento di andiamo. domande sul fantasy o su D&D. Oh sì, anzi, parlo di D&D, effettivamente. O sul perché il personaggio di Delta sta per beccarsi una martellata in testa. Ancora sto caricando. Sarebbe bello che come. Ah, però, pum, vedo il mio personaggio Vabbè, volare. Sai che pariata? fare questo, eh. No, che poi mi faccio leggermente male. Allora, ottimo. Anche un bel buco lì vicino a te. Allora, per il resto, che cosa succede? Ah, mi hanno risposto gli ospiti. Ah, hanno risolto. Ok, perfetto. Ok. Poi risponderò anche questo. Allora, dopo. Perfetto, scusatemi. Allora, come sapete, sempre la solita cosa: il sabato o
quando capita, facciamo Baldur's Gate con Ignoto. O se no, domenica apparentemente facciamo la maratona. Spostati, spostati! Sta caricando tutto. Ti pareva. Mancato! Tu pure. Allora, a parte i caricamenti di te. Ecco, grazie. A parte i caricamenti continui, ci sta un punto esclamativo. Astro non Aria. Ma Estario deve parlare con te, è probabile. parlo io? Beh, guarda dal dialogo. No, no, aspetta, aspetta, che fai più a caricare tutto. Ancora non sta. Ah, È ok. inguaiato, ancora sta a fa. Ma allora questa patch di aggiornamento, signori, è qualcosa di boh. Non l'hanno ancora fixata, eh. Ma serio? Ah, è già attiva aura di interdizione. Sì, Devo. sono già attive tutte. Però hai risucchio della vita, quindi mi sa che dobbiamo riposarci. Ce Sì, però intanto prendo questi. l'avevi già attivo quello, Pazienza. Tanto mo dormiamo. eh. Non paghiamo, sì. Dai, Ok, parlo ora con puoi mia andare. Ora squadra. puoi. No, parli tu perché lui mi odia. Non so Eh no, perché. dico parlo, però guardami. Sì, Così. naturale. Dai, un'altra relazione. Oddio, No. prendo. Oh, sì. I can't get it out of my head. Che faccia triste. It isn't like me. Not like me at all. I was being too precious, wasn't I? We could have used her potion. A moment of unpleasantry doesn't matter if there's a fine reward. I should have just gritted Tutto my sporco teeth, di Harry, sangue. ma seri, Madonna. And let her Con help me. quale allegria me lo stai dicendo? La prima, sai che sono curioso? Chiedilo. Perché l'avevamo fatto e non ti ho infastidito. Giusto. Come ti alza il sopracciglio? Come la terza è la torre. Ti sei mai goduto il sesso negli ultimi decenni? Sì, è da Thor, per risposta proprio che non c'entra un cazzo. In che senso? Infatti. Che tristezza. Ha la faccia del frenzonato. Aia. Ha fatto quella faccina. Il primo ci starebbe, però lui ti risponderebbe che non è così. E io non ti chiederei mai di farlo. Potresti doverlo fare invece. Hai un grande potere e deriva L'ultimo. grandi responsabilità. No, l'ultimo magari. Ehi, la quarta, guarda. Un grande potere per questo ho fatto la battuta. Sta lamentando che tutti quelli che fanno esso con lui non lo fanno godere perché. Ok, va bene. Rassicurante. Dialogo piuttosto particolare, ma. Potevamo Ah, ti evitarlo. chiedo una cosa. Dica. Vuoi tenere Karlach o vuoi che riprendiamo Will? Allora, se non sbaglio, abbiamo scelto di prendere Will perché hai detto che sarà molto bisogno. Qua rischiamo. Sì, vai. Ah, giusto, devo parlare con lei che non è possibile. Aspetta. Karlach, ti voglio bene. Te de Anna. Oh, beh, sta solo lì. vabbè, lo so. Vediamo cosa mi dice. Ora sarà un po' Un dispiaciuta. soldo di rame per i tuoi pensieri. Facciamo così, rispondo un attimo, voglio farlo apparire da quattro chiacchiere prima per ora, prima di dargli il ben servito. Ah no, per tanto cosa resta comunque lì. Vabbè, era per Dobbiamo dire. fare l'accampamento di zingari qua.
Da quanta gente c'è? Vabbè, la bambina se ne va. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. So con te. Guarda questo sorriso lui. Ha quel sorriso male. Sai che è troppo Smaug. Ha la faccia sorriso di Smaug. Hai presente? Sì. Della tua nuova libertà. Sono davvero felice che tu abbia avuto ciò che volevi. Ok. Me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Sì, ora non ti abbraccio, ora, Touch. Touch. Toccare! Voglio toccare! Toccare tutto. If I find a good candidate, the world's my fun house. Ok, e per quanto riguarda quello che ha detto, così vediamo ormai a questo punto. Eh beh, giustamente. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later. Vabbè, giustamente, dice adesso non è il momento, fammi godere l'attimo, giusto? Ti hai ragione. Finito conversazione. Faccio così, andiamo a riposarci. E poi la libero domani. Ok. Che poi mi sembra un ben serio, perché mo abbiamo finito l'evento, così ci riposiamo, capi? Allora, aspetta che devo fare il geometra qua col cibo, Sì, perché io ho il problema che voglio andare col cibo giusto a riposare, così non si fanno sprechi. Concordo. Mai sprecare il cibo, ragazzi. E se vostra madre vi dà la maestra, se non vi piace, o vi buttate la finestra o lo mangiate tutto. Ovvio. Che bei detti di una volta. È vero, ma giusto. Mamma mia, che bello. Era proprio cattivista questa cosa. Non lo so perché. Ma il bello è che funzionava. Per forza, se no finivi a letto senza cena. Mamma mia. Almeno io. No, mia mamma mi costringeva poi a mangiare. Con cattivo rischiato. Sì? Lol. Sì. Allora poi iniziavano le trattative, tipo, sono mezzo piatto. Lol. Compromessi. Ogni due cucchiaiate mie ne mangi una tu. Mamma mia, bei tempi. Sì. Allora, uffo, guarda chi c'è là. Prima fatti la magia di parlare con le bestie. Sì. Aspetta, te ne vai belle buone. Aspetta, vieni qua. Che cosa hai preso stavolta? Agata. Ah, l'Agata, ok. Agata, penso il nome. Hai preso Agata. Pietro. Agata. Per esempio, Atto. Atto la flagello del Dio. Mamma mia, ragazzi, andate a cercare quel cacchio di film. Cercatelo. Atlare degli Uniti con Diego Batantuono. Mamma mia, bellissimo. Chi è lo re? Vabbè, ma lui è fantastico. Ok. Agata Matolitela, come si dice in inglese. So. Ok. Oh, come on. You don't mean that. Mi dispiace. Mi hai sentito, lo che cattiveria. I'll be here eating dirt or whatever. Ma che tristezza, madonna, esagerato. Dai, vai là a chiamare, quello sta bevendo vino. Vino! vabbè, io no, guarda, sembra strano, ragazzi, conosco tutte le tipologie di battute del trono di spade, che poi fa ridere, non lo chiamo trono di spade, e in inglese sarebbe Game of Thrones, il gioco del trono, cioè, va bene, ok? Non so per quale motivo noi abbiamo modificato il titolo. E... Will bisogna livellarlo, non l'avevo visto. Livellalo. Sì. Sì, perché noi siamo saliti di un livello. Già. Vero. E praticamente io conosco tutte le battute, anche le più famose della saga, e non l'ho mai visto. Fantastico.
soprattutto Shame. Vabbè, ma io penso che molti ormai, perché tante frasi sono diventate meme Sì, e la gente ormai sì. ormai le conosce, quindi. Sì, ormai. No, ma io non l'ho più se non l'ho seguito perché mi ha fatto impazzire. Allora, io sono una di quelle persone che odia seguire il trend. Quando ci sta una cosa che ha successo, molti mi dicono: seguilo, veditelo, bello, stupendo, spettacolo. Ok. Il problema è che se me lo ripeto in continuazione come fosse la fine, come fosse che è la cosa più bella del mondo, io non la guardo. Mi passa la voglia. Poi dopo lo metto a guardare quando si calmano un po' le acque. Il problema. Io boh, non so se io se l'hai visto tutto, io non lo so, No, no. figurati. Beh, poi non so se altri l'hanno visto tutto. Il fatto è che io ho visto la prima stagione, signori, la prima stagione è un parto, non ce la faccio. È No, è un porno, non è un parto. mezzo. Ma è stato impegnativo perché ti fa tutte spiegate, non spiega, cioè ti fa vedere 3.000 cose perché poi devono essere collegate dopo. Per carità, va benissimo. Il problema è che è lentissimo. Poi arrivano, io dico: sentite, non ce la faccio. Quando è che inizia la parte bella? Tutti quanti, ah, dalla seconda stagione posso passare alla seconda? No, devi prima vedere tutta la prima stagione, tutte e 12 puntate, tutte quelle fottute 12 puntate di 44 minuti e capire bene quello che deve succedere. Maro. Ragazzi, stavo morendo praticamente. Manco di avessi visto la videocassetta di Ring, dai, di Samara. Vi ho detto tutto, Stavo morendo praticamente. E da lì ho detto: senti, no, no, no. Poi tutti me, la donna drago e tutto il resto appreso. Ho detto: vabbè, sì, ok, basta. Tutto a posto. Dov'è quel talento, quello che potenzia gli incantesimi? Non lo trovo. Incantatore da guerra, no? No? Cecchino magico? No. Signore, c'è stato un caso di connessione. L'ho notato solo adesso. Non so perché. Vabbè, non si sa mai. Ora ho risolto. La rendiamo di caratteristica, ma. Ok. Perfetto. Will è pronto a far danni. Ok, allora posso. Io posso già lasciare la capanna. Ti Sì. aspetto fuori. Ok. Missione. Che dovevamo fare? Ah, sì, dovevamo andare là. Alle Ok, torri dell'alba ok. lunare. Mamma mia. Dobbiamo andare a parlare col capo che ci darà un incarico. Dobbiamo far finta di essere dei loro, ti ricordi, vero? Ah. Quindi vediamo di non bruciarci la copertura, eh? Ah, come fosse che non abbiamo ammazzato troppe persone in questo gioco. Allora, percorso di qua. Vado io, vado io, Vai, vai. vado io. Tu hai detto che hai fatto fino al terzo, ti sei fermato poi al terzo atto, praticamente, l'inizio del Eh no, terzo no, in atto. realtà sono andato un po' avanti perché. E beh, l'hai lasciato un po', effettivamente. Ah, non è che ho rushato, avevo voglia di. Cioè, in realtà ho fatto un esperimento e. Aspetta, perché stavo salendo senza mura? Scale? Non ti preoccupare, deve caricarle, non ti Ma preoccupare. porca miseria, che ansia! No, è così. è bruttissimo. Ma tu lo stai vedendo che è in queste condizioni? Sì. No, aspetta, no, no, voglio che si carichi, signore, non ce la faccio. Allora ci fermiamo, aspetta. È assurdo sta cosa. Si sta caricando. No, perché signore, almeno vedete la mappa, cioè. No, ma puoi metterlo in qui. Ah, ecco, guarda che bello. Oh, le scale. Ecco, dicevi? No, che io ho provato a fare un esperimento, praticamente dovunque andavo raccoglievo solo i barili esplosivi, i barili d'olio, ste robe lì, no? Poi sono arrivato a quello che è il boss finale del gioco, sì, perché lo incontri presto, e l'ho ucciso. Oh. Facendogli esplodere tutti, gli ho messo tutti i barili vicini, poi ne ho fatto esplodere uno e sono esplosi tutti e il boss da 300 punti vita di poi è morto. Devi andare a Madonna. parlare Con chi? con un re. Ah, no, io stavo aspettando, stavo solo aspettando che finivi. Ok, andiamo. Apri la porta. Quello è il re. Ciao re, salve re, tutto a posto re. Vai. Beh, Uno è oddio, nel re, panico, perché uno è nel panico? capirai che tipo di re è. Se sbagli ti uccide praticamente. Chissà perché, guarda. No, no. Ma che è questo? Goblin capo. Ok. Ti ricordi quelli che abbiamo sterminato al villaggio? Detaibus. Qualcuno si è salvato.
The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Us? No, no, it was Minfara. She got the orders. She... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Va un po' a scatto, è la mia impressione. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Aspetta, fermati, è partito. C'è un problema. Io ho notato sta cosa che era successo qualcosa. Che è successo? Si è andato via la connessione, un attimo. Ah, ecco perché non carica, allora aspettiamo. Mi devi far ripartire la live? Sì, la live la faccio ripartire al volo, non ci metto nulla. Eccomi qua, scusate ragazzi, è successo qualcosa. Ecco, mo si è stabilizzato. No, è proprio, l'avevo notato, quando vedevo questi scatti brutti non mi stava piacendo. E infatti mo mi conferma di nuovo disponibile, là, guarda. Allora, no, stava scattando troppo, c'era qualcosa che non stava andando bene, ma avevo notato. Ma qua è brutto tempo, signore, può essere anche questa la causa. Vedo quello che c'è il vento. Allora, cosa faccio? Non avere recuperato la... Ok, non uccideteli, sono fedeli ai guarci dell'assoluta. Resta in silenzio e continua a guardare, ben detto. Cattivissimo. Attacca! Vabbè, io sono buono, dai, vediamo che succede. A new true soul come to share their wisdom. We did as we were told. We're loyal to the absolute. Tell him. Silence. True soul, you have seen these goblins. C'è un problema qui. Perché? Sì, puoi giocare anche in single player, credo. Aspetta. Forse vuole chiedere quello. Aspetta, eccomi qua. Vediamo se è partito. Oh, eccomi qua, ragazzi. Vediamo se è partito. C'è un problema con la live, ragazzi. E infatti la mia faccia non si vede. Che bello, che è successo? Un po' brutta la tua faccia. Grazie. Non gli piace la telecamera. C'è qualche problema, signori. Ok, sentite, risolverò il problema. Ok, c'è un problema, ragazzi. Vai. Rieccoci, raga, non so che cosa è successo, ho avuto problemi alla videocamera, è andata un po' a quel paese. Siamo qui di nuovo, dobbiamo rispondere a questo qui. E sì, rispondiamo. Allora, rispondata ad Antonio, che mi aveva chiesto... una domanda su Baldur's Gate, ma c'è la lore e è single player. No, noi stiamo facendo la campagna player. In coop, però teoricamente è in single player. Ah, mi dispiace che sarò senza la mia faccia. Offline. Single player offline. Sì, assolutamente. Non siete obbligati a essere connessi a internet. Esatto, state tranquilli proprio. Sono fedele all'assoluta, questo va detto, ok. Faith without action is anemic, sickly, in a word, useless. We are too close to the ending and the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Bella azione comunque, cattivina. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Fatto incazzare. E
È la Madonna. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. È incazzato, è incazzato. Dici? You heard the general. The goblins Bene. Are yours. Deal with them however you wish. Ok. Sei bravo. No, lo so, volevo sapere che divertirò, poi potevo decidere cosa fare, invece che li ammazzerei così, che palle. You can release them, kill them or feed them to each other for all I care. Just deal with them. Here in the seat of the absolute's power. Your authority over them is complete. Sei un ogre comunque, cara mia, eh? Mezz'ogre lei. Mezz'ogre, sì. Anzi, mezz'orchessa addirittura, perché ogre è ancora un'altra cosa, intendi? Sì, giusto. Oddio, si era buggato perché doveva andarsene. In memoria dei vecchi te! Ma chi ti caga, chi ti conosce? Ma come, non gli abbiamo sterminato il villaggio, Delta? No, e loro non se lo ricordo manco chi sono io. No, che brutta cosa. Perché? Vabbè, perché è paladino, però fai quello che vuoi. So, vuoi anche liberarli, eh? Sì, ma infatti voglio liberarli. Ok. Mi dispiace, ma il paladino non voleva combattere per... perché questi sono dei goblin che gli metto a fare il combattimento, yeah, con tutto il bene. Adesso? Adesso sali le scale. Vabbè, lo so questo. Ok. Scrivere di legno, che cosa c'è qui dentro? Inchiostro. Calamaico. Ah, madonna, calamaio si chiama, è vero, quello dell'inchiostro di calamaio, sì. Madonna, non lo sento dagli anni 50. Dal 500 al massimo. Beh, è eccessivo, dai. Vabbè, 700. Nel 1941 lo usavano. Lo so, però io non è che... allora. Ho capito, però la creazione è dal 1860, 1600, anzi 1600, mi sa che già c'era il coso. No, e porta è chiusa, dove andiamo? Aspetta. Dica. No, non quella porta lì, a sinistra devi andare. Qua. Dove? Ah, sì, 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 ok, no, ho detto che c'era una porta chiusa, ho chiesto. Ah, e c'è una porta chiusa. Però come vedi è rossa, quindi... Qualche cosa... No, non di dall'altra parte. Qualche cosa c'è qui? Volevo vedere. Ok, chiedevo. Vedo soldati, effettivamente. No. Bravo. Oddio, ma quanta brutta gente. Guarda, una donna brutta. Non è body shaming, è la verità. Inizia una conversazione. Così? Ah, ok, parte da sola. Comunque, Siri, invece Baldur's Gate, ragazzi, è in single player totalmente, completamente, però se volete provare a giocare fino a 4 giocatori insieme si può giocare. Sì. Se invece siete solo in due, come siamo io e Delta, potete decidere come usare i vostri personaggi, quindi potete anche decidere di usare personaggi della storia o crearvi il vostro personaggio da zero come abbiamo fatto io e Delta. C'è talmente tanta libertà. Sì, e poi succedono un sacco di cose comiche. Cioè, anzi, diciamo che ci sono, però in squadra, in coppia, in coop, secondo me è ancora più divertente. Ti ha sgamato che li hai liberati. Mm.
Non lo so, persuasione però sarebbe stato figo. Perché loro comunque vogliono la punizione, capito? Vedi tu. Perché tanto persuasione io sono a Devi posto. Ho un buon punteggio con la persuasione. dire, Io con la visto persuasione. come sta andando. Sì? Ah, tu dici giustamente ormai non rischiamo di lanciare. Sì, allora, per chi non chi sta seguendo da poco la saga di Baldur's Gate, noi siamo nati in una brutta stella, no? Come si dice, una stella purtroppo maligna. Siamo sfigati. Ecco, diciamo semplicemente che quando lanciamo i dadi sempre siamo sfigati a prescindere, quindi. Però io sono sincero, vediamo un po'. Speriamo. Minchia 16, provo a darti guida, ma non so. Da, no, non credo Devi lo fare provare. almeno 11. È andato un po' di lag, non mi è piaciuto. Non ridere, non ridere, non ridere. No, ma io ho visto un brutto lag oltretutto. Che le ho Sti dei beccato? colpi al Sì, lag, è ma lag. sei iellato. Vaffanculo, Oh, 13, meno 21. male. Meno male. Da. Non siamo non siamo, vabbè, non siamo sfigati, siamo scallognati. Molto pagano. Ma non rompere i coglioni. Oh no, tattiche Jedi. Resisti, Delta. Ho un cervello da lucertola, cosa pretendi? Respingi la sua mente. Sei più forte di lei. Non è vero mai. Cos'è tu, Jedi, che fa così con manina, Tu come eh? fare questo? Delta, solo money, ricordati. Per te, solo money. Ma se. Allora, primo è pazzesco. Lo facciamo! Io. Hai presente quella. Aspetta, com'è? C'è stato un anime? Non me lo scordo mai che hanno fatto una cosa del genere per leggere nella mente di una persona, ma aveva tutta la perversione del mondo nella testa che boh, era qualcosa di assurdo. Sì, assolutamente. Allora, fa l'hai fatto? Guarda che Sì. 18, Non me ne fotte proprio. oh, Sì, dai, oh. vaffanculo, oppure critico, ya, la faccio morimo. Ya, critico, critico, critico. No, ma sono No, critico successi. no, però. Critico il 20, naturale. Lo sa. Sono rifiutato. Che tristezza, è vero. Fatti questa. Scordatelo. Ha troppo denti Ma il grossi. lucertola e orco può uscire una bella Ma roba. non me ne fotte proprio. I denti grossi, no, grossi, grossi non mi piacciono. Buon per te, come posso ottenere quella che voglio io? Buon per te, adesso. In che senso? Ah. Che cazzo? Oh. Che figata! Tu gliel'hai fatto fa sta cosa? Peccato Sì. che non c'è la mia faccia, ma è spador. Ragazzi, è sorpresa, ve lo Non te dico. l'aspettavi, eh? No. Vedi, stai al gioco. Le risposte dei cerchi. Ok. Aspetta, no, sto leggendo un atto, ragazzi. Eccoti la copertura. Allora, vivo per servire. Cosa devo fare? Effettivamente è quello. Ve la so leggere. Perché i punti interrogativi non mi piacciono. La seconda, ragazzi, ci sgamiamo. There is a relic that General Thorm requires. He sent his most trusted advisor, disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorm family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there, aid Balthazar if you can, and bring the relic home. Ma
Ok. Rispondo alla prima, ragazzi, perché diciamo che è la risposta più corretta, perché non è che devo avere il dubbio, capito? Essendo che faccio da soldato adesso. Ok. Oddio, la mano larga, la mano grossa, guarda la mano, manco... Guarda la mano di quella tizia del clock. Beh, posso dire che c'è andata bene? Ehi, sei stato bravo. Ma io sono bravissimo. Con le donne! Con le donne io sono sempre stato bravo. E non negate che con le donne sono sempre stato bravo. Soprattutto con i fantasmi fasmofobi, mi sgamano sempre. Mi teletrasporterei... Dove? Sto pensando, direi... Torri dell'Alba Lunare e poi si parte all'avventura. Sì. Andiamo a Torri dell'Alba Lunare, bravo. Già andato. Più che altro perché... Esatto, adesso ci sarà un pezzo di lore in cui purtroppo, o forse per fortuna, ci servirà Shadowheart, Cuore Scuro. Ci serve proprio lei. Come narrazione, giusto? Perché la nostra trama principale si intreccia con la sua storia e quindi io me la porterei al posto di Will. Va bene. In più ci farà la farò full, totalmente full healer, così lei dovrà solo curarci, ok? Ok, va bene. Poi se può tirare qualche mazzata va anche bene. Ok, andiamo prima. Andiamo al posto, là dove dobbiamo andare, e poi facciamo i cambi che dobbiamo fare. A me dispiace soltanto, signore, che non potete vedere la mia bellissima faccia. Perché non possono? È perché mi lagga. La faccia del tuo personaggio. No, la faccia del mio personaggio è bellissima. È più bella. Sì, soprattutto il suo sorriso. C'era una battuta quando io ero alle elementari, che non mi ricordo se era una cosa che lo faceva un mio amico giusto per sfizio o perché era la moda del momento. Che è successo? Ho sentito un brutto rumore. Non ricapito dove andare, che non mi ricordo. Ok. Sì, però sono un brutto rumore, ho sentito. Che cos'è l'entrata di questa entrata? Che cos'è l'entrata di qua? È solo una cripta dove c'è un coltello rituale che se lo prendi trigger un fight da cui non ne puoi uscire vivo. Lo facciamo? Per fare un po' di esperienza? No, ho chiesto. No, ho detto che non ne puoi uscire vivo. Ah, non puoi uscire? Ah, ok, ho capito che si può... Ok. Non ci fare caso. No, ma... Oddio, ma queste ombre stanno qua. Sono quelle che ha bloccato Arabella, ti ricordi? Ancora a casa stanno. Buona fortuna. E le ha bloccate. No, dico, ancora a casa stanno. Buona fortuna, dico. Ma forse la becchiamo a Leo, sai, secondo me. Non è che c'hanno cose da fare. Vai, vai. Perché uno scheletro era nascosto qui? Carezza del vero amore. Ti serve l'altro. Quale? Sono due quelle che devi trovare, di quegli anelli lì, se no non funzionano. Ah. Ma mica sono i genitori di... No, della bambina. No. Tu l'hai trovato? Stanno qua in zona, dovrebbe stare qua, quindi... No, l'altro sta in un posto che adesso non mi ricordo dov'è. Sinceramente parlando. Vabbè, forse sta... Davvero non lo so. Qua che cosa c'è qui, scusami? Ma sicuramente no. No, qua, dico, qua. E che ne so? Ah, ma si può passare di qua. Vieni? Ma non dobbiamo andare lì. Ma che cosa c'è qua? Si arriva al casello daziario dove c'era la tizia dell'oro, ti ricordi? Ah, ma no, non lo so, per questo lo sto chiedendo. Ok. No, volevo capire, signori, io ogni tanto esploro. Comunque mi spiace per chi era in live prima, che magari era collegato e poi tutto ciò è successo. Come siete arrivati là? Dove siete arrivati? Scusa, aspetta. Vado... Non vi trovo più. Aspetta, non vi ho visto proprio. Ora vi raggiungo. Vado a fare il cambio personaggio e arrivo. Devi solo dare un attimo di tempo che devo equipaggiarla un minimo e livellarla. Tutto lì. Tanto qua non ci sono nemici per il momento, quindi penso che posso perlustrare un po', no? Se vuoi andare... Sì. Non avvicinati, solo se arrivi in un posto che sblocchi una tappa che si chiama strada per Baldur's Gate, non andarci assolutamente perché lì triggeri un fight che in uno non ce la puoi fare. Ok, allora aspetto qui, va dai. Vabbè, ma gira pure, basta solo
Anzi, se vuoi andare verso il nostro obiettivo, puoi parlare con un tuo caro amico. No, ero curioso di trovare l'altro anello, l'altro cadavere. Stai parlando con qualcuno, scusami. Io? Sì. E sto lasciando il tizio all'accampamento. Ah. Per quello sto parlando. Ah, ecco. No, che all'improvviso mi è uscita una cosa. Io perché sto dicendo alla gente, ehi, stai qui. Madonna che ansia con questi rumori che sto qui. Vieni a salvarmi, ti prego, vieni. Che la cosa, il panico. Mi hai lasciato tutto solo. These lands Ho detto, vai a parlare. Guarda nella mappa dove c'è il nostro segnalino. Intanto sto guardando tutta la descrizione. Perché la prima non sceglie la seconda? Perché Perché dovrei? era simpatica. Ma adesso abbiamo altro da fare. Ho capito, però ci stava. Vabbè, ti aspetto, sono qui intanto. Ripeto, devo solo potenziarla, tutto lì. Infatti è la più debole. Debole, sei debole. Vabbè, credo che sia a livello 2, tipo. Allora, specifichiamo al pubblico, lo spiego io. Allora, ragazzi, noi siamo saliti di livello, però abbiamo usato solo tre personaggi complessivamente. Però, attenzione, vi informo che anche se gli altri personaggi non li usiamo, comunque avranno esperienza e quindi saliranno comunque al livello che siamo noi. E Quando li questo. metti nel gruppo, salgono di livello. Sì. Solo ho notato che la sua immagine ha i capelli semiviolastri alle spalle, Sì, perché? perché lei adesso è tipo combattuta. Poi In che senso combattuta? capirai, è il suo animo, non sa se seguire la dea della luna o la dea dell'oscurità. Comunque adesso poi vedrai. Ah, quindi cambierebbe l'immagine dall'icona dalla status. Esatto, perché lei a un certo punto tipo, si cambia addirittura i capelli. In No. base alla divinità che segue. Poi vedrai, non ti voglio dire tante cose perché non te le voglio Sì, spoilerare. no, ci sta, raga. Comunque è strano che ho problemi con il video di. Non mi è mai successo sta cosa da molto tempo. Chissà perché. Ma non è che ci sono. Aspetta, quando mi ha fatto sto problema con OBS, ci fu una questione che io con OBS io aspettate il video. Come me l'ha un po'. In 4K, risoluzione effettuata ed uscita, ok. In uscita, come me l'hai fatto, scusa? C'è qualche problema? Io non lo so, alzo le mani, vabbè signori. Mamma mia, che ansia. Sì, sento Come? queste, no, perché sento queste cose, ah, che arrivano i fantasmi. Che succede? Sta parlando? Sì, sto cambiando classe. Intanto il mio personaggio sta qui, vorrei sedermi da qualche parte. Su una bara, però non credo che sia comodo. Allora. Giro, giro, tondo, che bello. Ecco, però, ripeto, l'unico errore secondo me del gioco è che tu ti muovi solo e esclusivamente col mouse. WASD a te non ti serve moltissimo. Perché se tu hai per intendere Q ed E per spostare le posizioni con. Allora, se. Ma non ci sono le impostazioni? Scusami. Che No, non dove. può muoverti. No, 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 no. Che ti muove. La telecamera ti segue quando tu sposti. Ah, l'occhiata sul personaggio, no. Ma come? È una delle cose più importanti da fare. No. Semplicemente non puoi allontanarla più di un tot dal tuo personaggio. Ho capito, però essendo che tu non usi WASD per muoverti, io Io lo penso. trovo più preciso così. Sì, però. No, però sai che non si sa mai, c'è chi invece non è abituato, capito? Chi non vuole, Certo. capito? Io infatti mi troverei tantissimo.
Ma ovviamente va a 30 fps, mo la frequenza è di 30 fps. Ma stai girando in 2K? In 4. Ah, allora. È per questo che mi sto meravigliando che la qualità fa 60 Hz. Sto cacao meravigliao. What the fuck? Niente, una canzone. Stavo un attimo guardando. No, comunque niente la fa. Nada. Cosa? No, Non va. no, no, tutto a posto. No, è semplice. No, perché allora, considerate che con WASD vi muovete normale la telecamera. E qua ci sta. Però, in certi vecchi giochi, tu facevi la stessa cosa con WASD. Però, quando tu spostavi il personaggio, potevi loccare, appunto, come ha detto ignoto. E questo è un peccato perché secondo me è più comodo perché come si muove poi con la telecamera che si sposta, tu prendi solo Q ed E per direzionare al massimo se è qualcosa. Ecco perché avevo consigliato una cosa del genere. Sono quasi, eh? Sì, intanto sto ancora controllando le opzioni. Anche tastiera, magari scopro qualcosa. No, sì, figurati. No, infatti. Questo secondo me è una piccola pecca. Pecca, ma è una cosa soggettiva, non, questo non dimostra, non significa che il gioco è fatto male, se uno pensa una cosa del genere. Cioè, da rincoglioniti, senza offesa. Scusate che lo dico, però è la verità. Intanto ho detto che se vado dritto, parli con un nostro vecchio amico. Sì. Sì, c'è un vecchio amico. No! 666! Mo' ho visto la sua vita! Visto quanti punti ferita? Porca puttana, ti voglio bene. Dai, vieni anche tu, così lo vediamo insieme. Nel frattempo, guardi se nell'inventario se hai qualche armatura, qualcosa. Armi. Allora, Arg, Perché armi. Qualche armatura. A parte che ho il ferro infernale ancora, un altro ferro infernale, figurati. No, beh, quello tieni, lo serve per. Anzi, mandalo all'accampamento, tanto serve per Karlak. Quando siamo a Baldur's Gate. Ok. Poi ti guardo io nell'inventario, così vedo se hai qualcosa di utile. No, io no. Tranne nel mio inventario lì, là ho buttato un Nel tuo sacco di. inventario. Ma io ho buttato molta roba in quell'inventario della Ah, cabana. nel magazzino. Ah, ok. Là ho buttato. Se torno anch'io, magari ti faccio vedere. Ma no, dai, l'equipaggiamo sul momento, dai. Che cacchio hai messo addosso? La vedo. Ci andiamo, avviamo? E se andiamo, Allora, la armeremo parlo con. al momento. Sì, intanto Vai. parlo con tizio. Ehi, stronzo, come stai? Ah, ok, prima cinematica. Noi che Nero scatt. thought but a treasure ahead, did not consider the Minchia, peace tanto queste still poesie, lurking. questo. Through the dark he went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself fed. Until it was perfect. I've grown quite fond of you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Che è successo? Ho sentito un rumore molesto. Il mio telefono. Non so come rispondergli, secondo te? Rispondi lì come vuoi, tanto. Lo so, volevo essere cordiale. Non in nemicarte. Intrepid as ever. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Che si usa il sorrisino. Devo
There is a stage down in the dark upon which a great drama has suspended itself in time. Its actors dwell. Lui ci tiene perché lui vuole la nostra anima tutto a posto. If you, however, through the dark, go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. No, persuasione con lui. Con il diavolo, vai. Ah? Con il diavolo, vai, prova. Oh, se fallisci non ritirare, eh. Tanto va bene così, non è importante passare sto tiro. Ah, beh, era giusto per... Aggiungo solo un po' di pepe alla... No, ma ti basta, ti sì, basta. Sì, 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 meno male. Ma che cazzo. Almeno questa. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you will have unleashed a pestilence. Ma quanto poi gli dà fastidio, questa creatura. In truth, it is carnage incarnate. Ah, so ah, if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. I'd never think us allies, Paladin. Perish the thought. And the devil too, if you be so kind. Okay. You bidding you to author a thrilling finale. If you heed this warning, do not underestimate this opponent. At best you will have the blind. That much I owe the bastard to concede. After all, if there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. Oh. Che chiacchierate interessanti che ci facciamo con questo personaggio. Ma serio, Però è figo, io lo concedo. Sì. Vabbè, ma è il diavolo, signore. Che cazzo. Prego, entri. Ma che c'è lì sopra? Un cimitero. Ah, beh, magari trovo l'altro scheletro. Guarda che c'è qua. Arrivo. Mommimi. Ormai. No, basta, ti prego. Vabbè, lo so, l'ho detto. Vabbè, un mimic non credo. Ne abbiamo in caso tre, non è che non ci dovevo... Alle tombe, devi guardare dentro le tombe, puoi aprirle. Per quanto faccia schifo. Perché ci... Sì, apri le tombe, qui i sassi, sposta i sassi. Ah, ok, come questo. Vedi che c'è roba. Spada corta arrugginita. O altrimenti? Uno scudo, madonna. Ok. Roba buona. Cosa, roba buona? Roba buona. Ok. Aspetta, ma... tutte. Perché ci sono altre? Ah, non le avevo viste. Vabbè, mica se lui... Armatura leggera. Vai. Entriamo? Vai. La cosa che mi fa strana, sai qual è? Che Astarion, che è il nostro ranger, è quello che ha più punti di vita di tutti. Ma l'hai capito sta cosa, quanto fa ridere sta cosa? Tu lei, secondo me l'hai buildato stranamente, secondo me l'hai buildato male. Troppo bene. Sì, o troppo bene, secondo me che faccio schifo, perché tu hai solo le cose. Ma viste le kill che fa, io direi troppo bene. Sì, sì, abbiamo fatto faccio schifo noi. Ah, ecco. Sì, certo, che li fa lui da solo. Sì, sì, ma lui fa 3000 attacchi senza pietà, Senza pietà. Al primo turno solo. Sì, al primo turno. Poi diventa normale. Al primo turno te sfonda l'ania, però, Sì, sì. Poi gli ho messo doppia balestra, quindi fa 2 attacchi. Oh. Oh.
Salve, testa. Mi fai insultare anche dalla testa? Perché stai litigando con una testa? Perché voglio vedere dove arriva. Ok, ok, ok. Volevo vedere fino a quanto arrivavo per insultare. Tu sei già arrivato qua? C'è qualcosa qui sotto? La madonna. È successo qualcosa? Perché c'è qualcosa... Sì, fatti col check su quale dio stai guardando. Non ti preoccupare, è tutto normale. Cacchio, ho fatto 35 per aprire sto forziere. Ci rendiamo... Vabbè, che... Oh, ho pozioni per con gli animali, te la... LOL, hai visto che cosa mi ha detto? Guarda. Ti odia? Guarda. Lascia perdere. Parla tu? No, come parla? Mi odiano. È qualcosa di assurdo. Ma sai perché? Perché non ho un rapporto con loro. Questo non è da sottovalutare sta cosa, ragazzi. Vuol dire che... Ti mando un mantello. Ah? Ti mando un mantello. A me, a moi. Fammi vedere. Che cosa mi casca? Dopo aver lanciato un incantesimo, il mischio ottiene 8 punti di ritu. Oh, guarda che bello, mi sento fortissimo. Superman. No, è più o meno. Vabbè, tra la tua e il mio non so, siamo messi. Ok. Il bello è che ora, essendo che la videocamera ce l'ho spento, io la sto fissando continuamente perché... Sì, perché sono abituato che se devo parlare devo guardare la telecamera. Voi non avete idea che poi te la scordi. Cerca il libro, leggi nel libro, che ci serve sapere quello che c'è scritto sul libro. L'oblio, ok. Si sfugge. La mia unica torina, ok. Sono si può fare nessuno. Ok, perdono la ripresa. Ok. Dove stai tu? Ok. Ho letto molto veloce, avete presente come si legge veloce? Sì. Praticamente si legge mezze parole e quelle che capisci subito le salti avanti, vai direttamente a quella che più o meno è la chiave. Sì, io sì, faccio così. Il cervello ti aiuta a capire già subito immediatamente che cosa stai dicendo. Oh, bene. Fermo! Fermo, non ti muovere. Sto posto un campo minato. Vai tu perché effettivamente ho fatto rosso, quindi non ho trovato niente. Tranne lui. Lui li trova tutti, quindi è a posto. Ok. Ok, vado anch'io. Giusto. C. Aspetta. Ok, vieni tu a vederla. Merdaccia, aspetta. Se la vede lui. Vabbè, ma tu sei ubriaco. Thor, che bufa. Aspetta che metto un po' più avanti io, così lo vede, forse lo vede lei. Oh, ma guarda dov'è. Ok. Ok, vai avanti tu. Comunque sei un ninja a tutti gli effetti, gli hai fatto proprio una skin bellissima. Hai fatto una skin bellissima. Comunque gli hai fatto una skin bellissima. Tocco su, eccetera. Grazie. Cioè, non è che ha inventato la skin, semplicemente è un... Ah, ecco, l'ho sgamato io a caso. Bravo. Basta! Meno male che lo vede lei. Meno male. Thor, sei inutile in questo caso, lo sai. Piano, che dovrebbe starci qua uno. Dov'è? Ah, eccolo. Hai sgamato qualcos'altro? Non so. Ah, no, quello è il tiro. Sì, ho fatto. Ecco, guarda, vedi questa testa. Ecco, l'ho visto. Qua. Anche le teste, sì. Piano!
No, l'ho vista. La testa si attiva solo se calpesti la pedana che c'è davanti. Ah, ok. Oh. Aspetta, non l'ho presa, non l'ho presa. Oh, bravo Thor. Bravo Thor, complimenti, effettivamente. Vedi che serve a qualcosa. Sarebbe un vero peccato passarci adesso mentre stai lavorando. Adesso non succede niente. Wow, che culo. Guarda come torno indietro subito. E vabbè, non se la mai. È perché ti ho detto che sto personaggio è importantissimo. Lui sì. Ma tu l'hai fatto pure comunque se... molto OP comunque l'hai fatta, c'è da dire pure questo. Quindi il fatto che riesci a aspettare questo primo io sono stato inutile. Comunque credo che questo qui davanti la schiva. Voi non avete idea. Non avete idea quello che abbiamo appena fatto. Peccato non c'è la mia faccia, ma stavo morendo. L'ha sfiorato con il piede proprio. Oddio. Ok, ci abbiamo quasi fatta, eh. Scusate ragazzi, ma qua no, ecco. No, aspetta. Sì, l'ho visto, l'ho visto. No, più che altro avevo un'inquadratura sbagliata, ho cliccato ciò che non dovevo cliccare. Dovremmo essere a posto, manca solo più la testa qua. I militari quando pestano le mine, che metti. Okay. Ci siamo. Piano. Ok, questa è l'ultima. Mamma allora. Mia, ok. Ma è bene, io credo che lei lo percepisce, lo sta per toccare, ecco che lo svela, perché è l'unica spiegazione. Allora, adesso, vedi che ci sono tre quadri? Dove? Dimmi dove. Uno. Due. Ah, ok, non l'avevo visto. E il terzo? E tre. Ok, qua. Quello centrale. Dobbiamo schiacciarle in ordine per ricreare la storia di questo qui. Contemporaneamente? No, bisogna in sequenza 1, 2, 3. Ah, ok, il libro che abbiamo letto in pratica. Bravo. Quindi allora lì c'è uno che c'è lui che sta guardando una che dorme. Lutto. Il lutto è il secondo. Il lutto è il secondo. E io ho il generale alla fine e torri dell'alba lunare. Allora, dovrebbe essere torre, quello che dell'urto, okay. Dovrebbe essere, attenzione, non dobbiamo sbagliare, quella tua e poi questo qua del funerale. Lutto è l'ultimo, dici? No, lutto, aspetta, dove stai? Tu hai lutto, tu. Ah, no, lutto. Io lutto alla fine, sì, io. Ok, allora vado io, qua. Perché lui lo conquista, capito? Vai, e poi tocca a me. Aspetta che il mio personaggio si è messo proprio davanti, ecco. No, ho sbagliato. Aspetta, allora fammi rileggere il testo, scusami. L'avevo letto, no? Sì. Scusami. L'avevi preso o l'avevi lasciato? No, l'ho lasciato là, lo so. Per me invece il lutto è il primo, sai? Poi tipo gli muore la tizia, lui va alle torri e poi diventa generale. Può essere, perché non mi ricordo. Aspetta, dov'era il libro? Prova, schiaccia. Ok, aspetta. Sì, aspetta che prima... Quindi prima il lutto, vai. Sì. Poi diventa generale. No, poi va alle torri. Sì, perché quello delle torri e cosa vanno in coppia? Cioè vanno uno dopo l'altro. Quello... Sì, e poi diventa generale. No. No, è strano allora. No, mi ricordo... Aspetta, dov'è il libro? Aspetta che lo vado a rivedere. È qua, nella stanza. Ma perché, allora, sono... Vado io a leggerli, tu stai lì così non perdi la posizione. Perché mi pare sono tre i libri. Allora, dico, Diario di Caitric Thorm, volume 1. Ah, ma ci sono anche altri libri! Ah! No, adesso leggo e... Allora, questo è l'1. Dice un diario di Annie che inizia con la nascita di una bambina e termina con quelle che sembrano essere una serie di tragedie senza data. Ok. Come puoi... Dove è andata la Vergine della Luna? Non può essere così insensibile, così crudele. Ok. Torre. Non nei confronti del suo essere più devoto, non dopo Melodia. O Melodia, non so. E allora... Non ha senso, non sopravviverò, ne sono certo. Dimenticare l'unica possibilità, l'abbraccio dell'oblio, la tregua del nulla. Sì, questo mi sa che è il funerale, è il lutto.
Sapendo ciò che può essere perso, Charlotte capisce, la sua è l'unica misericordia che riesco a comprendere. La mia mente è piena di buchi, ma non abbastanza. Il vuoto, il tempo, il nulla. E non ricordo, ancora ricordo tutto, non c'è pietà di questo cuore che batte, non c'è pietà nella vita. Sì, il primo è lutto. Ok, ma scusami, ma ci sono Poi. altri. Ma io non ho letto gli altri libri. Poi, Diario Cateric Torm, volume 2, eccolo qua, è quello che hai letto tu, questo. Ah, E dice, ecco, ok. anch'io mi sfugge in questa infinità oscura, Baltazar è la mia unica fonte di conforto, il pensiero che forse potrebbe tornare da me. Se l'oblio può fallire, quale difesa abbiamo contro la morte? Nessuna, se non la sua padronanza. Le parole di Baltazar non mi sono mai sembrate così promettenti. E Mi sembra. poi il 3. Allora, il 2 penso che è il generale. Sì? Il 2 è il generale, secondo Vediamo me. Mi sembra. se trovo il terzo. Libro macchiato sarà questo? Tu controlla che intanto. No, Diario di Cateric Torm, volume 3, eccolo qui. Ma no, non l'avremmo mai più visto. Allora, Melodia capirebbe se conoscesse il mio obiettivo. Anche lei, credo, si sarebbe rivolta a Mirkul in queste condizioni. La nostra amata vivrà di nuovo. Che razza di uomo sarei se non radessi al suolo il mondo intero per amor suo? Generale, è il terzo il generale. No. Allora, il secondo è le torri. No. Non ha funzionato, appena ho provato. Ok. Il Allora prova lutto è così. il primo. Allora fai lutto, generale e torri stavolta. E allora a sto punto sì. Lutto, poi Aspetta, lo riclicco, generale fai tu. A sto punto scegli tu. e torri. No. Nome. Allora il Allora lutto lutto non è è l'ultimo. Lutto è l'ultimo. Allora l'ultimo. è una. Allora facciamo così, torri. Generale. Eh no, però aspetta, guarda l'immagine. Lutto effettivamente lui è l'arma tua da generale, attenzione. Allora, generale e poi lutto, vai. Ok, mettiamo il. Aspetta, dov'è la mia. Dove sono io? Eccomi. No, perché a sto punto non ho capito. Perché sono. Perché è tutta una cosa. No, niente. Allora, ripeto, generale, Arrivi. torri e funerale. Ah, generale il primo, dici? Sì, a sto punto sì. Perché non è quando sta sulle torri, è quando deve andare contro la torre. Vai, Vediamo. vai sulla. Poi metti torre. E poi c'è stato Ok. il funerale perché è rimasto da solo. Invece no. Non è possibile, abbiamo provato. Aspetta, aspetta. Aspetta, allora facciamo così, facciamo generale. Lutto, torre. Vai. Hai Lutto tentativo. fatto? Torre. No. C'è qualche problema, non mi trovo. Aspetta. Facciamo torre, lutto generale. Torre. Vai con Ma lutto. non è contemporaneamente? No, Prova. contemporaneamente. È generale. No, no, no. Eccola! Ah, la torre era la prima. Ma non mi Sì, sembra perché proprio lei nella l'ha narrazione. seppellita e no, l'ha uccisa nella torre. Vedi che lì è dentro la torre lui. Poi Vabbè, però, è cavolo. rimasto un generale despota. Vedi, tipo, mega tiranno qua, Vabbè, insomma. quello sì. E so che va bene, no, niente, non ci fa caso. Piano, che cosa avete sgamato? No, mi ha fallito un tiro in realtà. Anche Piano, io. faccio io, faccio io, Anche faccio io. lei. Dov'è? Devi venire qua, tipo. Ah, Ah, beh, era solo quello, vai. scaviamo. Vediamo cosa c'è di bello. Va. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Freccia di acido. Boh, carino. Dall'Ada Stadium. Dopo. Cioè, in senso Vai. adesso. Astarion. Bella Astario. Adesso. Andiamo giù. Vieni qua, venite tutti qui. Se vado da solo, vengo da solo. No, aspettaci. Appunto. Vai. Ok, cinematico. Si scende. Not a happy landing. Notte Bella struttura, mi piace, che bel raggiunta. Un posto. tempio sciarita. Sembra un tempio Jedi. Oddio, Non che è successo? lo saccio. Perché parti da ora a cinematica? Perché Non lo saccio, ripeto. parti da adesso a cinematica? Siamo già giù. Ho Non l'ha caricata, non è riuscito a caricare magari. capito, però eravamo già giù. Io sono sceso pure.
Che cosa strana che succedono ad altrove. È solo Leone. C'è un problema qui. Qualcuno che viene. Io sto vedendo tutto nero e sento qualcuno che sta facendo dei tiri. Ok, ci siamo. Qualcuno che, se vai avanti, io ho perso un tiro, non so perché. Piano. Io ho perso un tiro, ma l'abbiamo fatto, l'ha fatto Shadow Art, ha detto che è un tempio Sharita. Ah, vabbè, allora sta zitto. Dove si va qua sopra? Vedi che c'è stata una scalinata? Un vicolo cieco in realtà, però si può andare a farsi un giro. Vabbè, vediamo cosa c'è. Magari troviamo quello scheletro o qualcosa. Infatti c'è uno scheletro qui. Penso che sia quello che ci serve a noi. Coppa di vetro! Valore? Una moneta d'oro. 45. Manda all'accampamento, tiè. Bottiglia di grasso. Sì, quella puoi prenderla. Manda all'accampamento, soldi. 30, pure, era ricco. E coglione, alla faccia del punto cieco. Eh beh, sì, nel senso che non è una strada. Però abbiamo sgamato. Sta arrivando, Sì, io sono qua fermo, sto aspettando. Intanto qua dice che sono 47 minuti, però dovrei controllare effettivamente le altre live che sono andate. Una da 26, mi pare, una da tipo un minuto. Vabbè, 4 secondi, 40 secondi era una cosa del genere, quindi 59, male. Ecco, l'ho visto. Hai visto? Sì. Madonna, che tristezza, signori. Mi dispiace per prima, allora, non so perché è successo sta cosa, però vabbè. Perché ho questa inquadratura così brutta? Così verso davanti? Ah, ecco. Così. Non ho idea. No, niente, non ci farei cosa. Che cos'è questa targa? C'è una targa qui. Perché mi dici di cliccare? Leggi. Ah, ok. Allora, sono, sembra strano, ma tre tentativi. Ci sta una di 26 secondi. Che bello. 26 minuti, un altro di 50, di un minuto e un'altra ancora di 24 secondi. Va bene. Praticamente siamo già a 49 più un'ora e 10 minuti praticamente. Ah, lo stai facendo a lei, lo stai facendo fare. Eh beh, lei è una chierica di Char, siamo nel tempio di Char. Allora faccio così, la stoppiamo qua. Ok, va bene. Così avanti. Poi tanto devo fare il montaggio piano! Oh! Ma, sì, togli prima quella cosa, sono qua a fine l'ansia. Oh, ma queste trappole ovunque. Guarda il piede, dov'è il piede? Proprio del tipo lo tocco. E ti sposto, ok. Ok. Qui del 38, alla prossima live, a breve, fra poi a breve, così cambio pure il titolo, passo e chiudo. Bella raga.